Dalla data di attivazione del Frecciarossa sulla tratta Perugia-Milano l'8 febbraio scorso, si registrano ad oggi 3.200 prenotazioni fino al 4 aprile, con una media giornaliera di circa 120 passeggeri, di cui 50 all'andata e 70 al ritorno su Perugia. Si tratta, per l'assessore regionale ai trasporti, di un risultato straordinario che, grazie all'arretramento del Frecciarossa da Arezzo, premia il lavoro portato avanti dall'assessorato e dalla giunta regionale. E ciò anche in considerazione che il piano di esercizio ferroviario di Trenitalia aveva ipotizzato un'utenza di circa 30 persone, sia per che da Milano. Invece, sostiene l'assessore, le cifre parlano di numeri più che raddoppiati. I dati consolidati si vedranno fra qualche mese, ha concluso, ma le premesse sono decisamente positive, tenendo conto che la promozione del Frecciarossa Perugia-Milano è peraltro appena partita.